I vigili del fuoco battono casa alla Regione Lazio. Il presidente Zingaretti si impegna a risolvere la grave insolvenza nei confronti di coloro che hanno assicurato il soccorso tecnico urgente nel Reatino e nel resto della regione. Così Massimo Vespio della CISL Lazio, per la squadra boschiva garantita dal 2014, mai visto un centesimo. Ad oggi la Regione Lazio non ha ancora reso effettivamente disponibili i fondi concordati né per il 2014 né per il 2015, dimostrando in tal modo una spiacevole disattenzione nei riguardi della nostra categoria. Un atteggiamento profondamente scorretto nei confronti dei lavoratori, da parte di chi negli ultimi tempi si è prodigato a presenziare all'inaugurazione del distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco di Poggio Mirteto, per scopi puramente promozionali. Tale vergognosa situazione, tra l'altro, interessa a tutti i comandi provinciali dei Vigili del Fuoco laziali. Per questo siamo pronti, ha concluso Vespia, ad adottare più incisive e risonanti forme di protesta.